abbiamo doppiato da straordinari doppiatori, e anche questo fa parte della magia del film. Davide. Salve a tutti, grazie a voi qui presenti, grazie agli ospitanti di questo fantastico evento, il caso di dire fantastico, magico. Sì, io parlo a nome del sito doppiatoriitaliani.com e del Festival del Doppiaggio di Roma alle Voci del Cinema, che abbiamo avuto recentemente con anche il contributo del Trio Medusa di Radio DJ e tantissimi altri personaggi. E sì, ho anche il piacere di curare il sito personale del nostro attore doppiatore Davide Perino, cioè davideperino.com. E il doppiaggio, sì, è una vera eccellenza del cinema, un settore cinematografico che per dagli anni 30 fino a 15 anni fa, 20 anni fa, era completamente rimasto all'oscuro, cioè se ne erano dimenticati totalmente. Non è un settore soltanto utilizzato in Italia, cioè una tecnica cinematografica di svariate decine di paesi anche all'estero, però l'Italia si sa, insomma, che spesso e volentieri si dimostra la migliore madre adottiva delle arti come di tanti altri settori. E ringraziamo una volta di più anche le autorità che finalmente vengono, diciamo, insomma, a dare il loro, come dire, il loro appoggio, il loro sostegno. Ricordiamo infatti le medaglie del Capo dello Stato di 2 anni fa, conferite alla categoria degli attori del doppiaggio, e insomma, quindi è veramente un'eccellenza del cinema ed è finalmente un settore che viene sempre più rappresentato anche grazie ai nostri siti, nei quali potete trovare anche articoli a carattere storico, accademico, e spiegare come funziona il doppiaggio, chi può diventare doppiatore. Quindi è un mondo veramente, anche questo, magico. Grazie Davide, buona carriera! Quello del doppiatore che Davide Perino fa doppiando veramente i più grandi. Ora sentiamo un po' la tua voce, finalmente la voce di New Scamander. Davide, tu avevi già doppiato Eddie Redmayne in La Teoria del Tutto. Beh, fondamentalmente il nostro lavoro è seguire quello che fa l'attore originale. È difficile passare come passa lui da un personaggio all'altro, ma lui è talmente bravo, è un attore straordinario, che ti rende in un certo senso facili le cose da un verso, ma difficili da un altro, perché quando uno è bravo viene più facile seguirlo, cioè riesce a trascinarti del doppiatore che devi coprirlo, ma dall'altro, quando raggiungi un certo livello, cioè beh, è oltre lui, diventa difficile riuscire a ridare quelle miriadi di sfumature, di intensi, di, sì, è intenso qualsiasi cosa faccia lui, quindi non è facile per niente un attore di quel calibro. Lui è capace di passare da una persona con dei gravi problemi fisici a un ragazzo con intelligenza incredibile. Tutti e due sono molto intelligenti, effettivamente. E su un film ho dovuto lavorare sul anche fisicamente, anche io. Abbiamo dovuto studiare delle posture fisiche per riuscire a ridare quel tipo di sonorità, quel tipo di voce, di quella malattia degenerativa che c'è stata durante l'arco del film. Quindi quello è stato difficile tecnicamente, e qui, e anche insomma artisticamente, qui ho dovuto seguire più lo spirito che ha questo personaggio, quindi questo estro un po' fantasioso, un po' a disagio con le persone, come detto, più a suo agio con gli animali, l'ho trovato abbastanza facilmente anche dentro me stesso, perché anch'io insomma mi trovo un po' a rivedermi in alcune situazioni come lui, come quel personaggio. Senti, ma la scena più difficile da doppiare qual è stata? Scena più difficile? Se devo essere sincero, un po' tutte, perché come loro, noi non vediamo le immagini, quindi tutto diventa difficile. Noi veniamo chiamati in sala di registrazione, ci spiegano il film, ci spiegano la storia, ma effettivamente quello che vediamo su certe produzioni importanti è uno schermo nero con delle scritte in trasparenza e una banda rossa che attraversa lo schermo diagonalmente.
e poi ogni tanto, quando il personaggio parla, noi lo chiamiamo rotoscope, quindi una specie di ovale che si apre sul viso o solo sulla bocca del personaggio quando inizia a parlare e si richiude quando ha finito. Quindi su film come, non so, parlo per la mia esperienza, Batman vs Superman, Transformers, Animali Fantastici, diventa davvero complicato quando ci sono delle azioni, dei movimenti particolari dell'attore, si riesce difficilmente a capire che effettivamente come affrontarli. Poi, alcune volte, nel mio caso tre volte nella mia vita, ci hanno fatto vedere il film prima, in versione integrale. È successo solo per Leoni per Agnelli, Batman vs Superman, dove ci hanno spedito a Londra agli studi della Warner per riuscire a vederlo in anteprima, e qui per Animali Fantastici. La scena più difficile, non ne saprei scegliere una, se devo essere sincero, però forse possiamo dire quella in cui lo portano via per richiuderlo, per accusarlo di questi crimini. Ma sì, un po' tutto, perché è un personaggio talmente stravagante, un po' particolare, che insomma è un po' tutto così. Senti, un'ultimissima cosa, tu sei stato anche la voce di Elijah Wood, Frodo, nella trilogia del Signore degli Anelli, quindi sei un po' l'espertone di fantasy, di grandi fantasy. Quali sono le differenze proprio tue di sensazione da doppiatore di queste grandi due saghe fantasy? Anche Merlin. E anche Merlin, anche non so che me lo dimentico sempre. Lì ho dovuto un po' impratichirmi con le formule magiche, che tuttora non so molto bene. Di Harry Potter devo ancora affinare la tecnica, mi dovrò far aiutare da qualcuno. Ce ne sono tanti che ti vogliono aiutare. Il mondo della magia, sì, del fantastico. Beh, devo dire che sì, sono diventato abbastanza esperto nel settore. Confronto vero e proprio non si può fare, però sarà per il mio passato, ma sarà perché sono di parte. Io tendo a preferire Il Signore degli Anelli come scuola. Come scuola? Come scuola di... come tipo di storia. Harry Potter l'ho seguito come molte persone, l'ho amato, mi sono interessato abbastanza. E poi, quando è arrivato Animali Fantastici, lì ho cominciato un po' a incuriosirmi un po' di più. Poi quando ho saputo che avrei doppiato il trailer, ho cominciato a chiedermi, ma ancora non si sapeva niente, io ho fatto il trailer ma non si sapeva se sarei stato io a doppiare l'intero film. Spesso succede così, spesso veniamo chiamati sia io che i miei colleghi per fare dei film che poi non è detto, veniamo confermati anche per l'intero film. In questo caso sono stato molto fortunato. E niente, Animali Fantastici devo dire che mi è piaciuto, se posso dirlo, anche più di Harry Potter, perché come storia il fatto che ci siano questi animali, il fatto che sia forse, correggetemi, anche un po' più comico, un po' più divertente, insomma mi ha preso un po' di più, ma è gusto personale. Beh, ce lo dice Newt Scamander, possiamo crederci. Allora, grazie Davide, chiudiamo con Mirko D'Alessio. Abbiamo un premio, lo vedete qui, un premio non da poco perché la valigetta addirittura è Newt Scamander, per il più bel costume di voi qui presenti oggi pomeriggio. E chi è che lo sceglierà? Naturalmente Davide Perino, che oggi lo facciamo anche giudice. Allora io ti chiederei, Davide, di andare a farti un giro a vedere, chi di voi è vestito? Si alzi, così Davide vi può vedere, con la sua bacchetta verrà vicino a voi. Thank you.
mia valigetta potrebbe essere solo Newton's Comet.